Cristian, la Fiorentina ieri sembrava aver portato a casa una vittoria, invece negli ultimi secondi è arrivata una beffa incredibile. Sì, purtroppo è successa ancora una volta e ci siamo fatti rimontare. La squadra sembra che quando va in svantaggio reagisca subito, pareggia, addirittura passa in vantaggio, però quando poi c'è un attimo da gestire ci siamo accorti anche ieri sera che o ci sorpassano o ci facciamo raggiungere. Quindi c'è da migliorare un attimino, perché a volte quando sei in vantaggio basta fare anche un po' di possesso palla senza voler attaccare per forza e fare il terzo gol e tu porti via i tre punti, e purtroppo ieri l'abbiamo lasciati a tempo scaduto, già forse anche inoltrato, però il calcio è questo, accettiamo e ripartiamo. La Fiorentina riparte subito giovedì in Europa League, poi contro la Lazio, però dovrà fare a meno di Giuseppe Rossi, che ieri dopo 36 minuti è uscito infortunato. Questo è, secondo me, Montella aveva avuto già un sentore vedendolo, perché l'aveva fatto già uscire a Milano, anche se ci sono stati dei mugugni, quindi il giocatore ce l'hanno sotto le mani tutte le settimane, lo vedono, lo controllano. E fortunatamente era uscito già a Milano, ieri è stato questo, speriamo, leve infortunio, anche perché è stato bravissimo a chiedere subito il cambio, se no le cose si poteva peggiorare. Un'assenza importante, speriamo solo sia per una partita di campionato e chiaramente quella di Europa League di giovedì, visto che poi c'è la sosta, di poter recuperare lui. Ieri abbiamo recuperato Quadrado e avere tutti e due a 100% sarebbe importante. Ecco, ieri la Fiorentina nel secondo tempo, Montella ha schierato Vargas, ha disputato una buona gara condita anche da un gol, insomma, forse ha recuperato questo giocatore, sì, cosa pensi? Un'altra scommessa vinta da Montella, che ha, una volta che si è ritrovato questo giocatore, che se non sbaglio non ha accettato Livorno, l'ha rigenerato, l'ha fatto allenare, l'ha trattato sicuramente come gli altri, se no l'ha messo a posto fisicamente, insieme chiaramente all'aiuto di tutto lo staff, i dottori eccetera eccetera. Si è visto un Vargas tirato, un Vargas che su quella fascia non è ancora quel Vargas che conosciamo, però bene, puntava l'uomo, provava a crossare e quindi ha fatto anche il gol. Quindi complimenti a tutti che l'hanno recuperato, e abbiamo sicuramente un'arma in più, perché questo è un giocatore importante e ieri l'ha dimostrato. Invece Neto ieri non è stato all'altezza nell'ultima palla sulla quale la Fiorentina ha preso gol, perché comunque durante la partita era stato attento, preciso, aveva respinto diversi tiri e aveva preso un gol sfortunato con una deviazione di Gonzalo Rodriguez. Sì, ieri bene Neto, anche se poi diciamo il gol è stato su un cross e la palla è stato un cross strano, perché la palla l'ha scavato un po', quindi ha preso questa traiettoria insomma abbastanza alta e quindi c'è stato questo gol. Non so se proprio stavolta me la sento di dire che colpa del portiere, che la palla ha preso un giro strano e poi è arrivato sul secondo palo dove lui non poteva intervenire, però bene, bene tutta la partita, alcuni interventi importanti e niente, lui è un buon portiere, è il nostro portiere, lo dobbiamo aiutare. E ieri comunque ha dimostrato che ci può stare, perché ha fatto delle belle parate, ha dato sicurezza. La Fiorentina forse dà un po' la sensazione di non riuscire a gestire i vantaggi quando si tratta di essere sopra soltanto di un gol. C'è il rischio un po' di accusare psicologicamente proprio questo, visto che la Fiorentina scende subito in campo contro il Dnipro giovedì, oppure c'è la possibilità di riscattarsi subito? No, la possibilità di riscattarsi c'è, anche perché è un bene dopo queste partite poter rigiocare subito. Una cosa esatta questa che mi chiedi, perché io ho sentito Savic dopo la partita di Milano, ha detto noi non sappiamo difendere, lui voleva dire non sappiamo gestire, difendono molto bene, probabilmente non sappiamo gestire il risultato, il momento di abbassare i ritmi, tenere un po' più la palla senza per forza andare avanti, buttarla via anche qualche volta quando mancano magari 30 secondi alla fine, anche se è brutto da vedersi, però alla fine oggi ti troveresti con due punti in più, saresti vicino all'Inter ed era tutto diverso, però ripeto, giovedì si gioca, c'è la possibilità di riscattarsi subito, visto che ci teniamo anche all'Europa League, ben venga che si possa tornare subito in campo.